passate l'imbrodo. Innanzitutto va fatto un buon brodo di cappone. Poi i passatelli, l'impasto, viene fatto in parti uguali, parmigiano reggiano, pan grattato, delle uova e noce moscata. Viene fatto un impasto a forma di palla e poi viene schiacciata con il passaverdure a buchi grossi direttamente nel brodo bollente.